Buongiorno, bene, questa mattina prepariamo i tonnarelli e andremo a tagliare con la chitarra questo attrezzino qua, che ha le corde più strette per i tonnarelli e le corde più larghe per le fettuccine. Bene, è un formato di pasta tipico dell'Italia centrale, Lazio e Abruzzo specialmente. Abbiamo preparato per 4 persone 400 g di farina divisa da 200 g di grano duro e 200 g di farina 00. Ci occorrono 4 uova, un pochino di sale e un pochino d'olio. Cominciamo con rompere le uova. Ci avvaleremo di una piccola boule, in questo modo faremo prima in modo molto più semplice. Mettiamo le nostre uova. Ciao Gio, buongiorno. Ecco qua. Ben trovato. Mettiamo un pochino d'olio extravergine e un pizzico di sale. Bene. Andiamo a mescolare. E poi la tireremo, la impasteremo sul nostro piano di lavoro. Ciao Angelo! Ciao! Hai visto che bel sole oggi? Anche se fa freddino, eh? La primavera proprio. La stiamo sudando. È scappata da noi, ma no, no. Anche qui fa freschetto, devo dire la verità, però guarda, io vedo il mare dalla mia finestra della cucina, ho cioè il mare davanti, è stupendo. Ma fa freddino anche qua, un po' di tramontana. Arriva ancora 2 o 3 giorni e poi torna la primavera. Ecco qui, come vedete abbiamo già fatto. Anche in Sardegna, vero? Lo so. Poi grazie a voi da noi fa meno freddo perché ci riparate le correnti che vengono dall'Atlantico. Ecco qua. La neve anche qui in Italia l'ha fatta, non dove sto io, non a Roma, però l'ha fatta, sulle montagne l'ha fatta. E quindi un buon piatto di pasta fatta in casa ci sta. Dopo andremo a vedere, faremo un altro, la faremo, faremo i tonnarelli, poi faremo un altro video in cui vi farò vedere come farla con, oggi la facciamo con la mortadella e il pistacchio. Ci inventiamo un'altra cosa. Mortadella e pistacchio vanno perfettamente d'accordo e noi ci facciamo la nostra pasta fatta in casa. È probabile che in giornata qualche altra cosa mi invento, eh? La nostra pasta è pronta. Abbiamo fatto presto, presto. Visto? Già pronta. Eccoci qua. Quindi, come vi dicevo, andremo a fare un piatto di pasta con il pistacchio e la mortadella, due eccellenze italiane. Vedremo come farle. Faremo un pesto di pistacchio come abbiamo fatto la volta scorsa con il pecorino, un profumo di aglio e poi salteremo in padella la mortadella e manteigheremo tutto insieme. Benissimo, la nostra pasta è bella e pronta, bella liscia, 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 liscia. Ecco, vedete com'è bella? Poi facciamo conto che l'abbiamo fatta riposare, ma la stendiamo subito.
perché non abbiamo il tempo di farla riposare, farlo vedere in diretta. Eccoci ragazzi, siamo pronti, la nostra pasta è pronta, come avete visto ci vuole pochissimo, 5 minuti e abbiamo fatto un impasto per 4 persone. Chiaramente potete avvalervi anche delle impastatrici, adesso io ho fatto appena 4 uova, eccola qua. Pronta, pronta, pronta. Ecco fatto. La nostra pasta è pronta. Eccola qui. Adesso tireremo la nostra sfoglia con il mattarello e andremo a fare i nostri tonnarelli. Bene, ci vediamo tra un pochino, la lasciamo. Ciao, bellissima l'erba, ciao Spartaco. Ci vediamo tra un pochino, tra un 10 minuti. Intanto questa si riposa un pochettino e andiamo a preparare i nostri tonnarelli con pistacchio e mortadella. A fra poco.